insomma. Beh, non è colpa mia se sono arrivato in ritardo allora. Dai, dove cazzo è sto treno di merda? Ma va a cagare, come passa piandio, bom, culo. Arrivo ragazzi, aspettatemi. Adesso vedi che sono andati in giro per conto loro, mi hanno sfanculato. Allora freccia zio, vediamo se la vede. La vede. 92 minuti di applausi. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono una buca e siamo qua oggi con un nuovo motovlog. Il ritorno dell'RS per strada. Sentila. Ah, godiamone. Signori, questo è il primo motovlog post operatorio che vi faccio. Chissà se mi ricordo come si fanno. Il polso non è a posto, però insomma posso guidare. L'Aprilia è a posto e si può guidare e scannare come se non ci fosse un domani. Ed è quello che faremo oggi ovviamente. E siccome l'altra volta non è che fosse andata tanto bene, ho riassoldato qualcuno dei miei fan, ovviamente tramite Instagram. E quindi se non mi segui su Instagram non sei nessuno. Prenda coppia. Sentila! Ecco, magari dovrei sistemare lo stivale. Vai, daglielo, daglielo! Allora, con un minimo di ritardo, ma ci siamo. Non sono 10 minuti di ritardo. 20? Abbastanza. Abbonati, abbonati. Abbondanti? Mi sa che c'era qualcuno che veniva dall'altra volta che... Ah, ecco! lui è reduce, Signori, oggi ci arrestano! La cosa bella è che ne sono assolutamente tutti consapevoli, tutti. Che freddo! Ti sei iscritto al canale? Ah no? Sarà meglio che tu lo faccia, perché questa è una minaccia. Dai, passa, via, via, via. Abbiamo un RS660, una MT7. È Z Ninja 600, MT9, tutti li abbiamo. Abbiamo un'altra MT7 e una Z che non vuoi superare. Vi ricordo signori che siamo a febbraio, la massima oggi sarà di 10 gradi. Sarà ben difficile tirare al massimo l'Aprilia. Mamma mia, ma che puzza di merda, oh. E che dire signori, dai, ci vediamo più avanti. Allora, intanto abbiamo già trovato due volte la locale e per ora è andato tutto liscio. Punto secondo, in questo punto abbiamo iniziato a denotare una serie di problematiche alla frizione e ho iniziato a esclamare frasi avverse. No, non ci credo. Ma dove cazzo attraversi, figa, non so in curva. Qui ci siamo fermati e lì ci è venuto a prendere il carro attrezzi. Adesso raga voglio fargli fare un macello allucinante. Bordello! Incredibile, non sento più la moto qui! Un casino! Che crew! La gatta al bosco! Un bordello! Raga, se non esplode oggi, non esplode mai più! L'ho detto! Qui attenzione che c'è giù la merda di solito. Non morite, grazie. Signori, io lo dico, se non esplode oggi, non esplode mai più. Ragazzi, sono veramente euforico. Si rammenta l'aspettabile clientela. Ci sono circa 8 gradi. Le moto, a parte questa, hanno tutte molti cavalli. Ed è molto facile fare volo dell'angelo come se fossimo su Assassin's Creed. Non è il massimo. Io sto dietro. Se vi dovete lanciare, che avete deciso, fatelo e fatemi sapere. Bene signori, il primo polavero della storia per l'RSina. Ecco, come vedete c'è un po' di schifo. Tanto schifo. Tanto schifo. Ma sono nuovi sti salti che ha messo, scusate. Aia, che male il polso, porca puttana. Vabbè, ma salve.
Adesso tappa cibo, anche se è un po' presto, ma noi ci strafughiamo lo stesso perché siamo ignoranti e non ce ne frega niente. Utilizzare questa moto è soddisfacente. Io mi immagino magari un ragazzo di 16 anni che non ha avuto ovviamente la possibilità di provare moto più grosse, utilizza questa qua, diciamo quasi una moto grossa con meno autonomia ovviamente, perché il serbatoio è più piccolo, bisogna fargli la miscela, c'ha un po' di sbatti effettivamente, però non è assolutamente male. Scusate, guardate i riflessi della grafica della Aprilia. Bene, allora signori, Burger King finito, siamo tutti un po' più pesanti di prima, questo bisogna dirlo. Rischieremo di abbioccarci? Sì, il rischio c'è, non lo neghiamo. Adesso signori, un paio di giretti alle coste giusto per smaltire dei faticanti e poi dritti verso Idro e vediamo se riusciamo a darglielo tutto come prima. Facciamo i bravi, occhio alle chiazze, torniamo tutti a casa. Ok, c'è un po' di merda, possiamo dire. Ricordiamo sempre che noi qua abbiamo lasciato quasi le penne. Tutte te le tiro! Tutte! Ti prendo! La priglietta si fa valere! Un po' sotto coppia, eh! Dai, priglietta! Mamma mia, raga, quanto è più difficile guidare i due tempi. Eccomi, eccomi. Siamo vicini, siamo vicini! E non mi trovo neanche con queste pedane, sono troppo piccole. Mamma mia, ma che figo! Se avesse, raga, un blipper quella moto qua, sarebbe la svolta. Che altro? Sguba! Grande zio! E l'altra galleria! Vai Aprilia! Facci sognare! Dai, era tutto! Non si molla un cazzo! Ci passano! Maledetti! Mamma mia, che sound! Olè! Eccoci nella località turistica di Idro, in provincia di Brescia. E adesso, in linea piuttosto teorica, dato che la strada sembra assai bella, potrebbe essere il momento di divertirsi. Qui si dà il gas. Signori, che altre modifiche fareste a questa RS 125 ultra kittata del 2007? Pino! Ciao cagnolino! È apparso così! Bello! 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 Oh, crampo no, crampo no, crampo no, crampo no, aia, no, Mamma mia, come la si tira dentro sta moto? Figa, se si guida bene nel misto. Raga, fa paura! Oh! Fa paura! Fa paura, porca puttana! Ma come cazzo va? Fa paura, Dio santo! Raga, fa spavento, figa! Ma si guida troppo bene sta merda qua, Fa paura, oh!